Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video macabro, era già un po' che non ne pubblicavo uno, quindi oggi voglio parlare di Pupa, la bambola posseduta di Trieste. Questa è una storia particolare. Intanto la bambola risale ai primi del Novecento, quando ad un artigiano fu stato dato l'incarico di costruire una bambola. Lui l'ha costruita, l'ha fatta alta di 37 centimetri, tutta in feltro. Le ha messo un vestitino azzurro uguale al colore degli occhi e al fiocco che portava sulla testa. E la particolarità è che i capelli di questa bambola sono capelli umani, sono capelli veri e si dice addirittura che fossero capelli della bambina che poi è diventata la proprietaria della bambola. La bambina che ha ricevuto la bambola in regalo faceva parte di una ricca famiglia di Trieste, è stata subito entusiasta di questo regalo e le ha dato il nome Pupa. Questa bambola è sempre stata con la bambina, le ha sempre dato tanto affetto, la bambina sosteneva di poter parlare con la bambola, sosteneva anche di ricevere delle risposte dalla bambola, di ricevere dei consigli, addirittura ha raccontato alcuni episodi in cui sembra che la bambola le abbia salvato la vita. È comunque nato un grandissimo affetto nei confronti di questa bambola da parte della bambina, che la portava sempre, sempre con sé. Poi ovviamente sono passati gli anni, la bambina è cresciuta, è diventata adulta, ma la bambola ha sempre continuato ad essere una protagonista, della sua vita, perché lei ha continuato a sostenere di poter parlare con la bambola, di ricevere delle risposte, continuava a sostenere di ricevere dalla bambola tantissimo affetto e quindi questa cosa è andata avanti e questa bambola è sempre stata vicino a questa donna. Poi nel 2005 la donna è venuta a mancare e i familiari della donna hanno deciso di conservare questa bambola, però hanno avuto la pessima idea di conservarla all'interno di una vetrina e quindi non le hanno assolutamente dato nessuna attenzione, nessun affetto, l'hanno relegata in questa vetrina. E qui sono cominciati gli avvenimenti strani. Intanto perché loro sostenevano che gli oggetti all'interno della vetrina, insieme alla bambola, si spostassero, quindi praticamente li ritrovavano in posizioni diverse e anche la bambola si spostava perché loro la mettevano in una certa posizione e poi la ritrovavano in un'altra. Inoltre sostenevano di sentire un rumore come quando le dita picchiano sul vetro e sentivano questo rumore provenire dall'interno della vetrina. Inoltre, hanno notato che nel corso del tempo la bambola ha cambiato espressione, ma l'avvenimento più inquietante risale ad una giornata in cui il vetro era appannato e sul vetro è magicamente comparsa la scritta dall'interno Pupa odia. Quindi loro, vedendo questa scritta con questa manifestazione di odio, si sono spaventati e hanno chiamato, diciamo, gli esperti del paranormale e dell'occulto che hanno fatto le loro indagini e si sono accorti che effettivamente la bambola aveva la capacità di muoversi e di spostarsi. Ovviamente erano dei movimenti impercettibili all'occhio umano che però, diciamo, nel corso del tempo poi facevano notare il cambio di posizione. Alcuni di questi studiosi sostenevano che la bambola era posseduta dallo spirito della donna che è stata la sua proprietaria. Inoltre, per spiegare una delle possibili motivazioni di questo odio da parte della bambola, gli studiosi del paranormale hanno lanciato un'ipotesi, hanno detto che probabilmente il fatto di non aver dato affetto alla bambola, ma di averla chiusa in una vetrina, ha scatenato questo odio e questa sensazione comunque di antipatia nei confronti dei nuovi proprietari. Ovviamente queste sono delle leggende perché non ci sono assolutamente dei documenti ufficiali che affermino che effettivamente la bambola è in grado di muoversi. Però quello che io vi posso dire è che il dato reale è che questa bambola esiste veramente, ma nessuno sa dove sia custodita. Perché i nuovi proprietari, quindi i familiari della donna che è stata quella che l'ha curata con tanto amore e con tanto affetto, hanno deciso comunque di non rendere noto il luogo in cui è custodita.
E se volete la mia opinione, penso che abbiano fatto bene, perché date le leggende che ci sono su questa bambola, se si sapesse dov'è custodita, pensate a quanti curiosi si recherebbero sul posto per vederla, quindi questa famiglia non farebbe più vita, quindi diciamo che secondo me hanno fatto la scelta giusta. Comunque, questa è la leggenda di Pupa, la bambola posseduta di Trieste. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, cosa ne pensate. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.